Valeria, a settembre ti vedremo nella seconda stagione di The Morning Show. Per te è un ritorno in America, dove hai lavorato per tanti anni e interpreti una regista di documentari. Punto, l'hai già detto tutto tu, non posso dire null'altro. Che puoi dire. Per che adesso no, è stata... già questo è tanto, troppo. Però è chiaro che a settembre uscirà e ne potrò parlare, però per adesso non ho il diritto di dire null'altro, perché gli americani, cioè queste grandi piattaforme americane, come prima erano gli studios, sono molto molto severi sul cosa si può dire e cosa non si può dire. Quindi mi dispiace, ecco, questo. E ho letto una tua intervista in cui hai dichiarato che non volevi fare l'attrice, ma che è stato il destino a scegliere per te. Allora volevo sapere se, guardandoti indietro, sei felice di quella scelta che ha fatto il destino, ma anche di quanta costanza ci vuole poi per fare in modo che quella fortuna si diventi qualcosa. Rimanga tale. Beh, sì, chiaramente sono felice. Adesso, ripensandoci, penso che se non avessi fatto questo, non avrei avuto cioè la mia idea era di fare l'università, di diventare altro, però ripensandoci penso che meno male che le circostanze mi hanno portato a fare l'attrice, perché non avrei fatto altro, o forse al mio meglio avrei cercato di sposare un uomo ricco e farmi finalmente, capito, passare una vita bellissima senza dovermi preoccupare di niente. Quello avrei potuto fare, perché non penso che avrei finito l'università, penso che ero troppo interessata a tutt'altro, quindi alla fine la vera fortuna è che sto facendo un lavoro che mi interessa, capito? Perché quello che faccio mi interessa, perché il cinema mi è sempre piaciuto, perché però appunto potevo anche non essere scelta perché ero troppo piccola per decidere, quindi diciamo che in quel senso il destino, insomma, le circostanze hanno deciso per me. Io poi invece ho trattenuto questa cosa e l'ho in qualche modo negli anni ho evoluto la scelta del destino in qualcosa che poi mi riguarda più da vicino. E in questo ricordo un episodio che hai raccontato sul set di Rain Man, in cui Barry Levinson ti ha sgridata e per indisciplina, ti ha fatto assumere il lavoro, no? Sì. Quindi quanto è stato importante avere anche qualcuno che non solo ti dicesse quanto eri brava, quanto eri bella, ma che ti dicesse anche: se vuoi continuare bisogna che ti rimbocchi le maniche? No, devo dire che nonostante ero molto giovane, ero un'attrice non professionista in qualche modo, perché non avevo fatto mai scuole, non avevo tecnica, avevo già fatto però dei film in Italia con degli autori molto interessanti, che però come dire, volevano quella mia indisciplina, perché serviva a quello che loro stavano facendo. Quindi io sono arrivata in America essendo appunto pensando che quello era quello che dovevo portare, quella specie di libertà e quella l'imprevedibilità. Arrivando lì mi sono accorta, anche tramite guardando Dustin Hoffman, guardando Tom Cruise, che il nostro lavoro non era quello solamente, che era un lavoro di grande disciplina, di grande preparazione, di scelte fatte di volta in volta, e quindi sì, è stato come una formazione sentimentale, se vogliamo, anche oltre che del mio lavoro. L'ultimissima domanda è sull'Arte della Gioia, il testo di Goliarda Sapienza, sì, che stai adattando. Volevo sapere cosa ti aveva colpito di questo testo e come sarà questo progetto, che farà parte però di una serialità, di una serie televisiva, non di un film, se non sbaglio. Sì, no, sarebbe una lunghissima risposta che adesso non posso darti perché non abbiamo più il tempo, però sto cercando di adattare la prima parte del libro e farlo diventare una serie di 6-7 puntate. E vedremo, perché quel libro ha una bellissima, come dire, struttura quasi ottocentesca, del tipo di storia, del tipo di narrazione, però con dentro un personaggio che è inedito, e ancora lo è dopo tanti anni che è stato scritto, un personaggio femminile che è una eroina indegna, diciamo così, no? Come Barry Lyndon, che era il sottotitolo di Barry Lyndon di Kubrick, no? Era The Unworthy Hero, che vuol dire l'eroe indegno, perché è una persona che va avanti nella vita, però usando anche mezzi non proprio, come dire, morali.
E quindi avere questo personaggio femminile oggi mi sembrava molto, come dire, è un momento in cui riuscire a parlare anche delle donne non solo come vittime o come eroine o come persone di buon senso, e invece fare un personaggio freak, capito? Mi sembra che sia arrivato il momento di poterlo fare, ecco. Grazie mille. Grazie. Per il tuo tempo.